Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di God of War. Vediamo un attimo di vedere questi magni e modi che cosa stanno facendo. Questo cade. Saltiamo. Recupera un pezzo dello scalpello. Ma io ancora non ho capito dove sta questo scalpello. Andiamo a vedere. Questa è una specie di arena, quindi sicuramente si Fai questo. combatte. Prendi un Bello pezzo questo di gioco. scalpello e filiamocela prima che se ne accorgano. Si combatte sempre. Ragazzo. Arrenditi. Il padre di tutti lo esige. No. Bene. Questa battaglia è mia, ragazzo. Vai! E Nel senso che non ci aiuta, mi sa. Ci tu dove credi di andare? Oh aiuta. no, fratello. Il mostriciattolo ha un arco. Ora che cosa facciamo? Cosa devo fare, No. Ma no, ma dai, questo... Chi abbiamo affrontato? Oh, quello là però... No, 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 quello là... Abbiamo, possiamo fare il retry forse. Ma perché teniamo il lock su questo? Sposta il lock, maledetto controller! Non ce lo fa spostare il lock. Ci fa attaccare solo quest'altro. Ma no, ma non va bene. Ma perché non ce lo toglie il lock? Ma abbiamo perso tutta l'energia, no, non riusciamo. Non ce lo fa proprio colpire a quello. La tormenta accecante! Mi sa che devono scendere la vita uguale. Perché ci cercate? Cosa vuole Odino? Non so, non mi importa. Vieni, pezzo santo. Basta tenere la mano. Zitto! Non chiamarmi così! Tutto. Ok. Hai resistito così tanto. Ho detto zitto! Calmati, ragazzo. Sembra che gli servirà un'altra lezione. No, non la possiamo fare così, ragazzi. Scommetto che dovevi restare nascosto. Debole e pazzo. Oh, mi
ci siamo! Lasciatelo! Questo è quasi andato. Questo è andato, adesso dobbiamo attaccare solo a questo, non ci dobbiamo più occupare di quell'altro. Facciamogli la difesa. No! Andiamo prima su questo, che è più semplice. Ok, adesso ci possiamo concentrare su questo. E qua si è andato, qua si è andato. Madre è brutta. Ti ha sfregiato per far sì che le somigliassi. Non nominare mia madre! Non nominare mia madre. Non ascoltarlo, ragazzo. Vuole solo provocarti. Idioti! I figli di Thor vi distruggeranno. E i figli di Thor si accomodino. Testa! Scusa, ho esagerato, eh? Ci hanno provato. Divertente, Questo è l'odio. Basta! Dai, concentrati. No! Mamma, ti dava da me. Troppo brutto. Atreus! Potevamo usare, hai ragione, potevamo utilizzare un attacco runico. Ah, però non ci fa tipo questo. Questo qua non lo possiamo lavorare. Tipo questo qua. Perché non ce lo fa usare? Mamma, non ti dava da mangiare. Troppo
cazzo servo? Dovevamo dare anche l'abilità speciale di Atreus. La malattia. La febbre è tornata. No. Non è vero. Ragazzo. La tosse, il sangue. È malato, ha bisogno di Freya. No. Fai piano. Ce la faccio. Bravo, ragazzo. Sto bene, vedi? Mm-hmm. Dovremmo tenerlo d'occhio. Oh, 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 attenzione, guardate. Lega di Leipr. Medaglia fuoco di fulmine che si è usata dalla stirpe di Thor. Si usa per potenziare pomi che arrecano danni da shock. Si trovano nei scondigni segnati sulla mappa del tesoro. Questo fiamma ghiacciata si usa per potenziare il Leviatano. Adesso possiamo potenziare anche il Leviatano. E Magni se n'è andato, però possiamo prendere un pezzo di dello scalpello adesso. Dovrebbe bastare. Così potremo incidere la runa del viaggio per Jotunheim e arriverete a destinazione. Ah, le porte chiuse con la magia che abbiamo visto ora si possono aprire come quella dietro l'angolo. Con lo scalpello potete attraversare quella porta. Quella dietro l'angolo. Ma non credo che è questa. RT per colpire? Ah, forse... ok. Qua? Ferma un secondo. Quindi adesso possiamo aprire pure questa parte qua. Controlliamo per bene se... non ci siamo dimenticati niente. Da qua non ci possiamo andare, quindi non ci siamo dimenticati niente. Comunque non avevo capito subito che i due tizi avevano un'energia che doveva andare giù insieme. E che uno si stannava. E che non lo potevamo colpire più. Proprio così. Era un dio. Ma l'ha ucciso. Un Aesir minore, forse. Ma sì. Era figlio di Thor. Non minore. Per niente minore. Ad Asgard non gradiranno. Vi ho difeso, nulla di più. Ok. Un giudizio. Io temo più la vendetta che il giudizio. Da quando un dio può morire? Um.
E questo qua l'abbiamo preso. Adesso dobbiamo risolvere questo altro mistero. È probabile, è possibile che lo risolviamo, possiamo risolvere da sopra, però non credo. Vediamo qua dentro. No. Quello lì penso che ha fatto il suo. Non credo che serve più. E dove le troviamo queste rune? CNR. Tra l'altro ci stanno anche un coso blu. C'è anche un mostro qua dentro morto. Un coso viola. Proviamo a salire sopra. Al massimo scendiamo giù, dai. Forse da qua? Noi siamo venuti da là dentro. Povero Fafnir, il confine tra ambizione e cupidigia è molto labile. Da dove si torna indietro? Non lo so da dove si torna indietro. Però una cosa che so è che adesso possiamo aggiornare il Leviatano. Potenza. Non dovreste permettere a mio fratello di metterci le mani, ma se lo farà, ditegli di temperare il suo acciaio, perché sta rovinando la lana. Artiglio non si può più fare. Come posso esserti? Armatura busto. Questo ancora non abbiamo niente per poterlo fare. L'unica cosa che potremmo fare l'armatura è questa qui. Però penso che non ne vale la pena. Chissà se in questo gioco le armature leggendarie sono meglio di quelle viola. Però credo di sì. Occhio. Questo mi sembra proprio buono. Spallaccio di zolfo fumante. 24 di forza, 31 di difesa e 6 di vitalità. E poi funziona anche, c'è anche il bonus del set. Probabilità di schiera di attivare un vantaggio da aura di fuoco quando subisce danno, aumentando la forza e ripristinando un poco la vita. Perché è proprio buono quel coso. E invece che cosa possiamo comprare? Questo coso. Quest'altro che fa un sacco di danno. Guarda là, fa un sacco di danno proprio. Ma scusa, gli attacchi runici come li facciamo a... È stato un piacere. Aspetta, fermi un secondo. Gli attacchi runici come si fanno a potenziare? Con l'esperienza. Questo lo vedo proprio buono. Usiamo questo e usiamo 1500 per potenziarlo. Ok. Abbiamo potenziato anche questo. Guarda là, poi ci sta ancora un'altra cosa che possiamo potenziare. Tempesta del cervo e branco di cinghiali. Um, 60 secondi ad aria. Usiamo questo. Perfetto. Poi possiamo prendere delle nuove abilità, che sono queste qui, abilità finali. Questo è proprio buono. E questo pure mi sembra buono.
Gli attacchi runici, infatti sì, li potenziamo. Potenziamo anche gli attacchi runici. L'unica cosa adesso che dobbiamo capire è come... Allora, questo è proprio difficile perché non ne ho visto manco una. E poi come scendiamo giù? Che dobbiamo andare a fare tutti i giri per scendere... Ah no, forse scendiamo da qua? CNR. E dove stanno queste rune CNR? Qui sta là sopra. Aspetta, R sta là. E come la facciamo a colpire? Dobbiamo metterci in un posto più favorevole. Pure io. Però me lo dovevi dire prima, no? Adesso. Quindi una stava là, una stava qua. E la terza per triangolazione deve stare da queste parti. Forse bisogna andare da qua sotto. Dietro, là dietro. Qua dietro. Il problema è che qua ci saliamo sopra. Dietro a questo scudo. Una stava qua, una stava qua, una deve stare per forza da quest'altra parte dietro, no? Proviamo a salire sopra. Forse dal primo piano si riesce a vedere meglio. Qua? Dietro questa porta? No. Sopra lì? No. Da questa parte sicuramente non ci sta. Proviamo a distruggere qualcosa, ma non credo che... quello dopo lo prendiamo. Dentro sta cosa non ci sta. Non credo che sta dentro manco quella finestra. Andiamo al piano di sotto. Non sta qua dentro, Atreus. Eccolo là, stavolta la triangolazione ha fallito miseramente. Ok. Catalizzatrice glaciale. Lo possiamo usare per migliorare l'amuleto delle tempeste eterne. Ci ha dato anche 1 miliardo di argento. L'unico problema è che adesso dobbiamo ritornare sopra. 2. Povero Fafnir, il confine tra ambizione e cupidigia è molto labile. Ragazzi, abbiamo un sacco di argento. Però questo qua non lo possiamo fare. Questo qua viola manco lo possiamo fare, quindi è inutile. Aspetta, però questo qui vende anche innanzitutto una pietra della risurrezione. Compriamola. Ok.
Per comprare una fiamma ghiacciale sembra una nebbia gelida Nifelin. Così qua non servono. Incantesimi. Questi incantesimi ancora non abbiamo capito. Proviamo a prenderne uno. Ah, sono questi incantesimi qua. Ok. Quindi dobbiamo cercare di prendere questo qui. Mentre le statistiche conferisce resistenza ai danni da fuoco, che mi sembra proprio buono. Quello che ci serve. Ricordate, è tutto insufficiente. Questo qua l'abbiamo preso sicuro. Per tornare indietro adesso dobbiamo capire come si fa. Per tornare indietro dobbiamo aprire quella porta là. Credo. Perché adesso ce la fa aprire questa porta. Non penso che il ragazzo stia bene. Sto bene. Non preoccupatevi. Trova il punto giusto. Sbrigati. Va bene. Abbiamo trovato il punto giusto? Un punto giusto. Ok. Ehi, ho appena capito che... Che? Magni non è tornato in vita. Interessante. So che gli Aesir devono trovare la loro strada per il Valhalla. Niente Valchirie, niente processo alle porte di Helheim. Forse è per questo. Ok, ci serve un rosso e un blu. Ma chissà dove stiamo adesso. L'asse è il blu. Ci serve un rosso. Tra l'altro non sappiamo nemmeno perché ci serve. Qua c'è il rosso. Ok. Acciaio solido. E poi ci serve, abbiamo detto, il blu qua sopra. Pure malato Atreus, ma è proprio sfigato sto ragazzino. È morta la madre, tieni il papà come a Kratos. Sembra come il coso di Giobbe Coatta, che dice: un giorno un bambino in Africa si sveglia e pensa: sono nato in Africa, che culo. Si combatte? Non si combatte. Polvere dei regni, perfetto. Andiamo avanti. Oh. Che posto è questo? I pescatori portavano qui il pesce e usavano questo congegno per mandarne una parte alla cucina dello Jarl. Il resto veniva messo da parte e venduto. C'è un'uscita sotto il pollice. Scopri la strada. Allora, qua sopra c'è un forziere. Però vediamo prima dall'altra parte pure. Ok, questo qui bisogna portare questa piattaforma probabilmente dall'altra parte. Però non si porta perché ci sta questa cosa che lo blocca. Arrivarci. Forse ci dobbiamo mandare Atreus là. A arrivare ci arriviamo. C'è un'apertura. Ci arrivo. Che sta facendo Atreus? Mi butti la corda? Via verso l'uscita, dall'altra parte.
Mi sa che dobbiamo uscire prima. No, non è possibile. Atreus, che stai facendo? No, mi sa che lo dobbiamo far andare prima dall'altra parte, eh. Questo qua lo blocchiamo un secondo. Lo riblocchiamo un secondo. Perfetto. Questo lasci. Bravo. Dobbiamo andare a prendere lo scrigno da quell'altra parte. Quindi credo che dobbiamo metterci anche noi qua sopra. Ah no, questa porta qua non si apre. Richiamiamo l'ascia e andiamo da quell'altra parte. No, la cosa che non ho capito è perché Atreus non ci ha fatto... Ci deve essere un perché. Qua c'è lo scrigno che dobbiamo prendere. Perché Atreus non ha fatto il salto direttamente da qua e ci ha fatto scendere questa corda qua? Questo e altri misteri li scopriremo giocando a God of War. Guardate, lì c'è un riflesso blu, ma credo che è solamente un riflesso non voluto. Non credo che sia una strada. Okay. E questo qua lo dobbiamo aprire. Trova il punto giusto. RT. RT. Una a destra. Ma sembra lo stesso punto, il punto giusto, no? Ok, io. Qua ci siamo già venuti. Di nuovo qui. Ci siamo quasi. Ragazzi, abbiamo girato un po' di tempo cercando di tornare indietro con lo scrigno che abbiamo lasciato, ma non ci siamo riusciti. Quindi andiamo avanti. Abbiamo tagliato il pezzo. Ah, ma qua è proprio il posto dove abbiamo... Vedete, qua dove abbiamo lasciato la barca. Mentre questa qua è una... Vedo che è una camera nascosta di Odino. Quella là dove... Dobbiamo provare, proviamo. No. Ah, si rompe in tre punti. C'è qualcosa di là. Aspetta, Ayman dice che non conviene vedere che ci sta qua dentro. Però ci dobbiamo provare un momento. Al massimo moriamo. Cosa, non riesco nemmeno a capire come si fa. Uno. Due. Uno. Due. E tre. Mm.
Qui, ragazzo. Un altro. Siamo nella nascosta di Odino. La conosci già, non è vero? Tamu, il gigante muratore. Crea un muro attorno a Jotunheim. Doveva essere il suo capolavoro. Voleva solo proteggere la sua gente. Su, vieni. Arrivo. Manu, ma secondo te come si fa? Si può tornare qui dove sta la mano? Oramai quella cosa gli è passata. Questo luogo sembra una prigione. Questo spiegherebbe la potente serratura magica. Ma c'è di più. Sento come se laggiù qualcosa ci stesse aspettando. I presagi nefasti sono il tuo forte, ragazzo. Che genere di cosa? Non so. Qualcosa di potente. Qualunque cosa sia, ragazzo, ce la faremo. Ce la faremo. Siamo arrivati fin qui. Usa anche il teletrasporto, vedi? Sì, padre. E c'è anche uno scrigno. Quello sta là sotto, andiamo un attimo qua sopra. C'è un coso di vita. Vediamo se ci dà una cosa potente. Segno robusto del disprezzo. Se non sappiamo che serve, bisogna distruggere questa cosa. Già, il fatto che è un coso... Questa la vedo molto male, ragazzi. Al massimo moriamo una volta. Imprigionata. C'è una valchiria. Una valchiria. Pensavo fossero solo degli spiriti. Occhio, ragazzi. Una valchiria in carne e ossa. Non conosco avversari più temibili. Non attacca. Lo sa che siamo qui? Sconfiggi, dimostra il tuo valore. L'altare delle valchirie. Preparati. Padre, occhio! Ah, questo con un colpo ci ha fatto metà vita. Sono pronto. Uno, fratello. Mamma, quando padre, oh. Vengo da te. No, non venire da me. Fammi morire. Guarda che faccia triste che tiene. Ok, ripartiamo dal checkpoint. Però adesso ci fa scegliere di non affrontare la valchiria. Comunque ci sarà un altro scrigno. Atreus, figlio pace, andiamocene. Seguiamo il consiglio di Ayman. Mi sembrava un ottimo consiglio. Quindi tre colpi e ci distrugge quella cosa. Dobbiamo diventare parecchio più potenti per poterlo affrontare. Quindi perciò c'era quel posto, altare delle valchirie, là, come si chiamava? Questo? Consiglio delle valchirie, ecco come si chiamava. Chissà se ci può uscire. Immaginate, mo esce un messaggio: fino a quando non sconfiggi la valchiria non esci più da qua dentro. Secondo me ci potremmo riuscire. Il problema è che poi dopo non ne vale la pena. Poi ok, riprendiamo la barca. Però secondo me là ci possiamo tornare dopo. Questo non ci sono manco più la barca. No, la barca sta qua. Ma dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare esattamente qua. Andiamo con la barca, va. E adesso? Forse Freya dovrebbe dare un'occhiata al ragazzo. No, ora sto meglio. Dovevo solo riprendere i fiati. Adesso dove andiamo?
Ora che abbiamo lo scalpello del gigante, dobbiamo scoprire la runa del viaggio per Jotunheim da incidere sul sommo portale e sbloccare il viaggio tra i regni fino alla terra dei giganti. La conosci? Ahimè, no! Ma secondo il serpente, i giganti affidarono quel segreto a Tyr. Tyr è morto, no? Sì, ma la sua camera segreta è qui vicino. Le porte si trovano sotto il tempio, sommerse dal lago per generazioni, finché il nostro amico serpente non si è spostato. Lì troveremo la leggendaria runa nera di Jotunheim. Potremmo esplorare ancora. Ora abbiamo lo scalpello e la camera è sempre lì. È un peccato non usare la barca. Vedremo, ragazzo. Questo significava sicuramente qualcosa. Comunque, ricordiamoci che ci siamo dimenticati pure uno scrigno grosso da quella parte. Prima avevi cominciato una storia. Che dicevi della lunga guerra? Era ora di finirla, e infine il più brillante consigliere di Odino volle trovare una soluzione più assennata. Volle negoziare la pace tra gli dei. Ci volle del tempo, ma alla fine Odino fu convinto a sposare la sua acerrima nemica, una certa dea Vanir, conosciuta non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua padronanza della magia Vanir che Odino aveva a lungo bramato. Freya sposò Odino. E perché lo fece? Lei si sacrificò per proteggere il suo popolo, un atto d'amore. Lei si meritava di meglio, ma naturalmente la storia non si conclude qui. Vabbè, poi scopriremo anche la storia di Vanir e Odino. Allora, innanzitutto io andrei un attimo qua sopra a cercare le ossa di quell'altro. Vediamo un attimo. Bene. Così poi ce le riportiamo. Ma questo qui, come in Horizon, ho l'impressione che ci siano poche quest. Aspetta. No, è stato un abbaglio. Ci sono poche quest secondarie. C'è qualcuno che si è incazzato. La magia permea queste ossa. Deve essere Gurbi. Ah. Possiamo esaudire la richiesta. Forse le troveremo tutte. Questo spirito non è sincero. Come lo sai? Ne ho visti tanti di spiriti. Mentono tutti. Questo è diverso, lo so. Tu non sai quasi nulla. Prato, spiglia pace, vediamo chi sta qua dentro. Hellwalker. Okay. Hellwalker. Livello 6. Vai bene, fratello. Occhio a sinistra. Ragazzi, questi qua manco li facciamo. Arrivo. Mamma mia. Ma no, non ce la facciamo, non abbiamo proprio chance. Poi sono pure quelli ghiacciati, li dobbiamo fare con le mani nude. Qua dentro che cosa ci sarà? Non lo sappiamo. Ah, Fafnir! Chissà cosa ne è stato di lui. Aspetta, Fafnir? Quello del deposito di Fafnir? Proprio lui. Ma Sindri ha detto che era un nano. Lo era. Ora è un drago. La vita è proprio strana, vero? È incatenato. Occhi aperti per eventuali altari del vincolo e liberiamo quel disgraziato, va bene? Scusa un attimo, ma non ho capito, ma che dobbiamo fare? Perché dobbiamo liberare questo drago? No, non c'è una... R-Zoom. Il volo di Fafnir. Ma chi ce l'ha data questa... Fafnir, ho già sentito questo nome. Figlio di un re nano, guardiano del tesoro, maledetti... Se vogliamo liberarlo dovremo distruggere i tre altari che lo legano.
So che i draghi sono pericolosi, ma sembra che Fafnir ne abbia già passate tante. Però ci dà 615 di esperienza, quindi credo che non dovrebbe essere tanto difficile. Forse solamente complicato. Sì, deve essere per forza così. Forse una volta che... ci sono questi... questi cosi di livello 1 qua. Che danno 7 argento. Drago, perché non ci dai una mano invece di... questo però non so di livello 1, so di livello 5. Però ci aiuta il drago, vedi? Bruciate. Fuoco da dietro. Ah, questi sono quelli che scoppiano. Ma va, va. Non è ancora ancora? Senso che scoppia. Questo non scoppia. Abbiamo finito? Sconfitti. Perfetto. Bravo Fafni. Diamoci un minimo di energia. E poi dobbiamo trovare un metodo per... poi però i draghi sono proprio possenti, eh. Ah, ce l'ho. Ma guarda che stiamo cercando di liberarti, eh. Allora, una runa sta là sopra. Mettiamoci da qua dietro, se no questo qua ci fa male. Una runa sta qua. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo colpire. Come è diventato un drago il tuo amico? Oh, non è amico mio. Questo mentecatto era una fonte inesauribile di fastidi, sia per gli Aesir che per i Vanir. Qua si prende... Fidati di chi è stato liberato da poco. Nessuno merita una prigionia del genere, nemmeno un piccolo avido nano drago. Ragazzo. Un attimo, fammi leggere. Prego, prego. Io prendo questo intanto. Letto? Mm-hmm. Comunque questo si poteva fare anche a un livello basso probabilmente. Prendiamola la vita. Quindi dobbiamo dare 3 colpi, 4 colpi di ascia a quel coso là. Risposta alla sua domanda. Come ha fatto a diventare un drago? Non ne sono certo, ma scommetterei che la sua propensione a rubare artefatti magici c'entri qualcosa. Deve aver sottratto un gingillo alla dea Vanir sbagliata. Qua c'è un segno strano, un simbolo strano. Eccolo là. Andiamo sopra. Ok, qua c'è l'ultimo. C'è un questo tizio qui. Due tizi ci sono. Questo sembra come... l'armatura è tosta. No. Ma dai, noi ci facciamo.
Perché con questo qui non possiamo usare la pietra di risurrezione? Dobbiamo stare più attenti. Dobbiamo stare molto più attenti. E dobbiamo schivare... No! Sono pronto! Dobbiamo fare prima quell'altro. Occhio! Però questo è lentissimo, se stiamo attenti. Ce ne sta un altro dietro, ragazzi. Dietro di te, occhio! Ok, questo qua pure è morto. È stata più dura del solito, vedi? Abbastanza, abbastanza. Uno, due e tre. Liberiamo. Credi che si ricorderà di te? Non so, sono cambiate tante cose in questi anni. Avevo le gambe. Adesso lo possiamo liberare. Vediamo. Speriamo che non ci uccide. Pure. Maledetta. Qua l'abbiamo usata quella cosa verde, mannaggia, abbiamo sbagliato. Tra l'altro, decisamente questa cosa qui, non questa, la strega del veleno non la possiamo fare manco con l'acqua, con... Sto arrivando da te! Una ritirata da...
Dobbiamo solamente... No. Il coso di Atreus qua. Questi si ricaricano pure, ragazzi. Ma no, li dovevamo dare prima. Secondo me... No. Un po' di energia per te. Bel casino. Mamma mia. Ciao Ayman, buona cena. Ok. Li dobbiamo, secondo me li dobbiamo tenere al centro. Ci pigliamo troppi danni. Ah no, però quello è morto. Così rimane solamente la rediviva. Questa là. Ok. No! Ci sono quasi! Sono un po' lento! Ok, ce l'abbiamo fatta! Credo! Il problema è che abbiamo zero energia, se questo drago ci butta qualche cosa addosso siamo morti! Ok, proviamo a liberare. Si deve prendere questo coso? X. Sì. Mamma mia, quanto è tosto, ragazzi. Vai, Atreus, ce la puoi fare. Ecco, piccola carogna. Sei libero. Guama splendente dell'incatenato. Abbiamo ottenuto anche una lacrima di drago. Più altri tre pezzi del serpente che ci servivano, non mi ricordo perché cosa, però erano sicuramente utili. Ok, possiamo... Come ce ne torniamo adesso? Forse questo qui da quest'altra parte si può aprire il passaggio? No. Quando stavamo da quell'altra parte potevamo aprire il passaggio. Okay. Questo l'abbiamo fatto. Il drago l'abbiamo liberato. Le ossa le abbiamo prese. Queste cose qui. Adesso possiamo passare appresso. Che tra l'altro l'avremmo potuto fare anche prima. Così prendiamo questo coso gigantesco. Ehi, è un frammento.
frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altri. Là sopra ci sta un'altra cosa che però non ci possiamo andare adesso. E quindi qui c'è rimasto solamente quel... Ah no, c'è rimasto anche questo. Ah, ah, attenzione, attenzione. Ragazzi, vi ricordate quando appena siamo andati al Fine? Siamo passati sotto... Appena abbiamo preso una barca, la barca, siamo passati sotto a questo coso qua che ci ha dato un coso giallo. Ma cosa laggiù? Quella torre. Non vedo torri. Forse ho le visioni. Cioè, è andato un altro. Una bevanda ottenuta dalla rugiada dell'albero del mondo. Aumenta di 2 la forza in modo permanente. Quell'altra cosa pure l'aumentava in modo permanente. Però come la facciamo a usare? Basta che la teniamo addosso. Penso di sì, perché queste qui, la mela e il corno, pure basta che li teniamo addosso e ci aumentano, hanno aumentato la vita e la... Non ci credo che Odino e Freya erano sposati. E la resistenza. Amore e odio sono più intrecciati di quanto pensiate. Ad esempio, Odino odia i giganti e loro ricambiano, ma la madre di Thor era la gigantessa Fjordur, uno dei grandi amori di Odino. Quindi Thor è metà dio e metà gigante? Buffo. Quando Fjordur morì, Odino passò molte ere in solitudine e quando infuriò la guerra coi Vanir potei comprendere cosa provava veramente. Ce ne volle per convincerla, ma Freya accettò. Per un po' lui pareva davvero cambiato. Sembrava felice, sembrava che volesse farla felice. Ce la teniamo per dopo. La camera è oltre quella serratura magica. Ah, questa è proprio la camera dove dobbiamo andare. Scusate, ma qua dietro avevo visto pure che c'era un'altra... Ma dai, quello là è il meccanismo per girare tutto il tempio. E qua c'era un altro coso rosso. Mi sembra. Che forse non si apre però. Mai vista una serratura così. Ricorda qualcosa che ho visto disegnare a Tyr. Gli piaceva combinare vari simboli in rune create da lui. Questa credo significhi... Pace, unità, pietà e tanto altro. Ho visto quello che faceva, ma come entriamo? Abbiamo altri problemi. Quindi c'è anche quest'altra porta da... Ma ragazzi, questo è infinito sto gioco. Fratello, lo scalpello! Ok. Uno. Due. E un altro sta qua sotto. Esplora la camera. Wow! Stiamo entrando nella camera di Tyr. Interno del ponte di Tyr. Eccone un altro. È Tyr. Però manca il pannello centrale. Credevo che Tyr fosse un dio, non un gigante. Sì, ma era amato da tutti, giganti inclusi. È stato l'unico oltre a me ad avere in dono la loro vista speciale. Ehi, chissà se i giganti hanno dedicato un trittico anche a me. Vabbè, questo qua bisogna mettere... No, non ce lo dà. Là ci stanno le rune, però non ci dice... Non... Aspetta, vieni, ti insegnerò a leggere. Non è necessario. Tu mi hai insegnato tanto. Ora ti insegno qualcosa io. Atreus. C'è scritto Garp. Tu già lo parli. Leggerlo non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo. Ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok, le rune rappresentano tante cose. Gli dèi. O gli animali. Aspetta. Oh, vado troppo veloce. Scusa, non io... Non è questo. Senti quest'odore. Sì, lo sento.
Sembra... pioggia. No. Tu hai rovinato tutto. Me l'ero guadagnato quel martello. Ma ora tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto. Mi scherniranno. Ma se io uccido te, nessuno riderà di me. No! Ruba! No! Oh, quanto sei stupido! Hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida e racchia! Zitto! No! Tu non ne sai niente di mia madre! Oh, è vero! Ma tra poco ci conosceremo molto meglio! Tu sarai il mio nuovo fratellino! Non appena avrò ammazzato tuo padre! Vecchila! Non ce l'ho fatta. Mi sa che l'ho steso. Penso che volevo usare la furia di Sparta. Sta indietro. No! No! Non è ancora finita! Fratello, sta male! Atreus! Devi portarlo da Freya, presto! Non c'è altro modo! Chiedi aiuto a Freya. Però secondo me viene Freya da noi, perché è impossibile che lo dobbiamo portare a questa velocità fino da Freya. Adesso succede qualche cosa. In barca, Freya non è lontana. Pure il cielo si è fatto più scuro. Ymir, fagli compagnia. Ma qua c'è la statua di Thor. Molto probabilmente caverna della strega, sì, è qua. Fratello, Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua stirpe. La foresta di Freya è un punto cieco per lui. È la destinazione perfetta e solo lei può curarlo. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio. Ma un dio che crede di essere mortale? Non oso pensarci. Ci siamo quasi. Quindi pure il ragazzino è un dio, forse. Perciò Freya gli diceva sempre, gli devi dire chi è. Quel gioco ci cambia pure la telecamera per dire dove dobbiamo andare. Qualcuno ha chiamato il serpente. Come qualcuno ha chiamato il serpente?
febbre sale, inizia a tremare. È grave, sbrighiamoci. Ragazzi, più veloce di così non riusciamo ad andare. Mi sa che scopriremo qualcosa di importante adesso. Freya! Apri la porta! Ci serve il tuo aiuto! Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo ai Lime. Il guardiano del ponte dei dannati. Mi serve il suo cuore. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma. E contro i morti, la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. A un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Ilaim. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily! Devi far presto. Un sentiero nel giardino porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi. Ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya. L'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. La barca di Freya per tornare a casa. Proprio a Helheim. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami in pace. Come vuoi. Quindi quella è la barca di Freya, solo che abbiamo 0 di vita. Ragazzi, io credo che per oggi ci fermiamo qui. Abbiamo scoperto un po' di cose, siamo andati un po' più avanti. L'unica cosa che vorrei capire è come si prende, se si può tornare qua dietro. Qua. Sicuramente ci si può tornare, però magari ci dobbiamo venire più tardi perché deve cambiare la mappa. Perché penso che quando abbiamo finito il gioco voleva semplicemente che lasciassimo l'area. E quindi non ci ha fatto andare da più da nessuna parte. Magari ci proviamo a passare un'altra volta. Adesso io vi lascio una buona serata e ci vediamo domani con una nuova puntata di God of War. Ciao!